23 novembre 1968. Ho avuto un'esperienza interessante. Non ieri sera, l'altra sera. Qualcuno che non voglio nominare mi ha detto: mi trovo in pieno nella coscienza fisica. Basta con le meditazioni e poi il divino è diventato qualcosa di così lontano, lassù. E di colpo, mentre quella persona stava ancora parlando, tutta la stanza si è riempita della presenza divina. Ah, gli ho detto, non lassù, ma qui, proprio qui. E in quell'attimo è stato come se tutta l'atmosfera, l'aria, diventasse la presenza divina. Mer si tocca le mani, il viso, il corpo. Davvero, tutto veniva toccato, penetrato. C'era soprattutto una luce sfolgorante, una pace. Così. Gesto massiccio, un potere e poi una dolcezza, qualcosa che dava l'impressione di poter fondere la roccia. E non se n'è andato, è rimasto, è venuto così ed è rimasto. È stato così per tutta la notte. Anche adesso ci sono tutte e due, quasi meccanicamente, un po' della coscienza solita, ma basta che resti un attimo tranquilla o concentrata. Ed ecco l'altra cosa. È un'esperienza che riguarda il corpo, capisci? Un'esperienza fisica, materiale, proprio del corpo. Tutto, tutto, tutto ne è pieno, pieno. C'è solo quella cosa. E noi siamo come tutto è come qualcosa d'incartapecorito, capisci? Come una buccia secca. Una cosa completamente rinsecchita. Sembra che le cose, non globalmente, in superficie, siano incartapecorite, inaridite, e che sia solo questa la ragione per cui non sentiamo quella cosa. È per questo che il corpo non la sente, altrimenti tutto è quella cosa. Non c'è che quella, al punto che non puoi respirare senza respirarla. Fai un passo ed è lì dentro che ti muovi, tutto l'universo intero, tutto l'universo intero sta lì dentro, ma proprio materialmente, fisicamente, è proprio la guarigione di questa aridità che sto cercando, e sento che è una cosa fantastica, capisci? Quando mi metto ad ascoltare, quella cosa parla anche. Le ho detto, ma allora, perché tutti se ne vanno sempre lassù? E la risposta è stata di uno straordinario, incredibile umorismo.
perché vogliono che io me ne stia ben lontano dalla loro coscienza. Risponde così, ma non espresse in modo così preciso. Impressioni, tante volte, parecchie volte, ho sentito impressioni. Tante volte, parecchie volte, ho sentito: ma perché vanno a cercare tanto lontano quel che è? Ci sono teorie che lo dicono. Sta dentro di voi, quello che è dappertutto. Ma a quella persona non l'ho detto, prima di tutto, perché allora l'esperienza non era continua come adesso. E poi, soprattutto, niente nuove religioni, niente dogmi, niente insegnamenti fissi. Evitare, occorre evitare ad ogni costo che diventi una nuova religione. Perché se venisse formulato in un modo elegante e che si sapesse imporre, che avesse una forza, sarebbe la fine. L'impressione è che quella cosa si trovi dappertutto, dappertutto, dappertutto. È solo perché siamo incartapecoriti, non saprei come dire, rinsecchiti. Abbiamo fatto sforzi immani per separarcene e ci siamo riusciti, ma ci siamo riusciti solo nella nostra coscienza, non nei fatti. Nei fatti quella cosa è qui. Qui non c'è altro che quella. Tutto quel che sappiamo, vediamo, tocchiamo, è come se fosse immerso in quella cosa e ci galleggiasse dentro, che però è permeabile, assolutamente permeabile. Tutto le passa attraverso. Il senso della separazione viene solo da qui. Mer si tocca la fronte. Può darsi che l'esperienza sia venuta perché da parecchi giorni c'era una fortissima concentrazione per trovare non esattamente il come e il perché, ma il fatto di questa separazione per cui tutto appare tanto stupido, tanto brutto. Ero assalita, assalita davvero dal ricordo vivo di un mucchio di esperienze, d'ogni genere, letture, quadri, film, vita, persone, cose, dai ricordi di questo corpo, tutti ricordi che si potrebbero chiamare antidivini e che davano al corpo sensazioni di ripugnanza o di bruttezza, come di tante negazioni della presenza divina. È cominciato così ed è proseguito per 2 giorni, al punto che il corpo era quasi alla disperazione. Poi è venuta questa esperienza e non si è più mossa, non si è più mossa, non si è più mossa. È venuta così e non se n'è andata più. Sai, le esperienze vengono e poi se ne vanno. Questa invece non si è più mossa. E infatti continua anche adesso. Sicché il corpo cerca di mantenersi fluido. Mer fa un gesto di espansione. Cerca di fondersi. Ci prova. Capisce di che si tratta. Lui ci prova. Senza riuscirci
ovviamente. Mercy guarda le mani, ma la sua coscienza sa. Questa esperienza, però, ha degli effetti. Di colpo, certe persone hanno sentito un sollievo. Una o due sono addirittura guarite. E quando nel corpo qualcosa va storto, non c'è bisogno di chiedere. Tutto va a posto con la massima naturalezza. Anzi, il corpo non ha nemmeno sentito il bisogno di starsene inattivo e concentrato. Inattivo e concentrato sulla sua esperienza. Non ha provato nessun desiderio, niente. Galleggiare e basta. Galleggiare in un'immensità luminosa che sta dentro di lui. Mer ride, non solo fuori, dentro. Quanto a questo, Mer si tocca le mani a indicare l'apparenza separata del corpo. Ho davvero l'impressione che sia, non so come dire, che sia una cosa reale solo nella deformazione della coscienza. Ma non della coscienza umana. Qualcosa che è successo. Successo nella coscienza. Mer scuote la testa. Non capisco. Tutte le teorie, le spiegazioni, le storie che stanno alla base di ogni religione mi sembrano solo diversivi. E allora ti chiedi, mi verrebbe da chiedermi se il Signore, magari, non ha voluto recitare una commedia a se stesso. Ma è difficile dirlo. Ho passato giorni in cui ho vissuto davvero tutti gli orrori della creazione e nella coscienza del loro orrore. Poi da questo è venuta questa esperienza e ogni orrore è scomparso. Non sono affatto orrori psicologici, ma soprattutto sofferenze fisiche, soprattutto il dolore fisico. E ho visto di che dolore fisico si tratta. È un dolore fisico senza sosta che va avanti giorno e notte e poi, tutto d'un tratto, non ti trovi più in questo stato di coscienza, ma in uno stato di coscienza in cui esiste la presenza divina e basta. E ogni dolore scompare. Parlo di dolori fisici, assolutamente fisici, che hanno cause fisiche, di dolori, capisci? Per cui i dottori direbbero dipende da questo, questo e questo. Insomma, una cosa assolutamente materiale, fisica, sparita. Ma basta tornare alla coscienza solita ed ecco che il dolore ritorna. Ma se resti sufficientemente a lungo nella coscienza vera, sparisce non solo il dolore, ma anche l'apparenza, cioè quel che noi chiamiamo il fatto fisico. Ho l'impressione di essere arrivata al... Non c'è una mente che sta lì a capire, grazie a Dio, di essere arrivata all'esperienza centrale. Però è solo un piccolo inizio. L'impressione o la certezza di essere arrivati al segreto supremo ci potrebbe essere solo se il fisico si trasformasse.
dall'esperienza che ne ho io, dalla piccolissima, particolare esperienza che ne ho, dovrebbe essere così. E allora ci potrebbe essere per ora un corpo che esprimesse questa coscienza, oppure dovrebbe prima essere trasformato tutto. Questo non lo so. La soluzione sarebbe se il gioco della separazione, finisse. Allora sì che si arriverebbe alla trasformazione. È un fenomeno di coscienza. Ma è qualcosa di talmente concreto, appunto. Silenzio. L'altra coscienza, però, è ancora presente. Stamattina ho incontrato un considerevole numero di persone e ho guardato ciascuno di loro, ma non era un io a guardare, era così solo per la persona. Gli occhi si fissavano ed ecco allora la percezione e la visione. Ma non visione come si intende di solito. Si tratta di un fenomeno di coscienza. È la coscienza della presenza. Della presenza che penetra questa specie di scorza, di cosa incartapecorita che penetra e penetra tutto e che è dappertutto. E allora, quando guardo qualcuno, quando gli occhi si fissano su qualcuno, è come se quella presenza si concentrasse. Ma è senz'altro uno stato assolutamente transitorio e intermedio, dato che continua a essere presente anche l'altra coscienza, quella che vede le cose e se ne occupa come di solito e percepisce quel che succede nell'individuo, quello che pensa, anzi, non tanto quello che pensa, ma quello che sente, lo stato in cui si trova. Ovviamente, anche questa coscienza è necessaria per mantenere il contatto, ma si tratta ovviamente di un'esperienza e basta, non ancora di un fatto radicato. E per fatto radicato intendo una coscienza radicata in modo tale che non esiste nient'altro al di fuori di lei. Ma non siamo ancora a questo punto. Lungo silenzio. E tu? Cos'hai da dirmi? Satprem dice: ho sentito un cambiamento nell'atmosfera. Ah, certo, 5 o 6 giorni fa avevo l'impressione di qualcosa di schiacciante. Mer ride. Di schiacciante, sì. E stanotte, fatto piuttosto strano, a un certo momento ti ho vista stesa per terra, lunga distesa. Mi sono avvicinato a te e ti ho chiesto: non vuoi che ti metta un cuscino sotto la testa? Tu mi hai risposto: no, non ce n'è bisogno. Lì, lunga distesa per terra. To. Che cosa vorrà dire? Mer resta a lungo in silenzio, senza rispondere. Ma dire che il sopramentale scende, parlare di una coscienza che penetra, è solo il nostro modo di dire. L'esperienza è venuta come esperienza di un fatto eterno, non
da qualcosa che stava succedendo lì per lì. Che tutto questo sia il risultato di stati di coscienza è sicuro. Se poi ci sia qualcosa al di là, io non lo so, ma di questo in ogni caso ho l'esperienza precisa. Sono movimenti di coscienza. Come? Perché? Non lo so. Però, dall'altro punto di vista, il fatto che sia diventato cosciente qualcosa che appartiene al campo terrestre, così com'è, dà certo l'impressione che sia successo qualcosa. Non so se riesco a farmi capire. Voglio dire che questo corpo è in tutto e per tutto uguale a tutti gli altri corpi che vivono sulla Terra. Per una ragione qualsiasi, però, gli è capitato di prendere coscienza dell'altro modo di essere. Beh, nella coscienza terrestre questo fatto viene di norma recepito come un arrivo, una discesa, un inizio, ma è un inizio. Cos'è che è arrivato? Capisci? Non c'è nient'altro che il Signore, e basta. Non esiste nient'altro. Tutto succede coscientemente dentro di Lui. E in quell'infinità noi siamo come granelli di sabbia. Solo che siamo anche il Signore, in grado di essere coscienti della coscienza del Signore. È proprio così. Silenzio. Prima di questa esperienza, mentre vivevo nella coscienza di tutte le sofferenze e gli orrori della vita fisica, a un certo punto è venuto qualcosa che ha non detto. Siamo costretti a ricorrere a delle parole, ma queste non sono cose che passano attraverso la mente. Qualcosa che mi ha lasciato un'impressione che a parole potrei esprimere così. Non hai paura di impazzire. È una traduzione, capisci? Allora il corpo spontaneamente ha risposto: siamo tutti pazzi. Non potremmo diventare più pazzi di quello che siamo. E immediatamente tutto si è calmato. Lungo silenzio. È qui che si trova quella coscienza. Mer tocca il petto di Sat Prem. Qui. Qui, zona della mente, e sopra c'è luce e luce, gesto immenso. Ma in questo corpo è qui che si trova quella coscienza, stesso gesto al petto. Voglio dire, la coscienza che dentro siamo il Signore. Sai, la coscienza che c'è lì sa bene che questo è un modo di parlare puerile, ma preferisce questo a un modo che tendesse verso un'esattezza di espressione e che sarebbe per forza mentale. Mer guarda l'ora. Ah, che tardi è. Ho parlato tanto.